La Recanatese di Amaulo fa il colpaccio di giornata vincendo l'Alvierecina di Macerata per 2-0. Successo che interrompe la striscia di 9 partite utili consecutive della Maceratese, lasciando a meno 4 dalla vetta la formazione di Favo. Match classico dei due volti, primo tempo meglio la Recanatese, con un'attenta disposizione tattica Amaulo ha saputo spegnere il gioco biancorosso. Molto falloso in fase di costruzione della manovra, formazione biancorossa ha trovato di fronte una Recanatese che ha confermato di essere un avversario tradizionalmente complicato per i locali. Amaulo ha la seconda vittoria su 2 gare della sua gestione e la soddisfazione di una vittoria pesantissima per morale e classifica, costruita con una gara di grande lucidità e sagacia tattica, soprattutto nel primo tempo. Nel dopogara il parere dei due allenatori. Ho detto che temevo molto questa partita per il tipo di gioco dell'allenatore, avevo avvisato anche i ragazzi che come avrebbe sicuramente adottato la... Purtroppo abbiamo preso questo gol. Cioè vuol dire molta densità a centrocampo? Molta densità a centrocampo, molta poca voglia e proposizione nella fase offensiva, se non con questi lanci lunghi verso i due attaccanti strutturati. Però devo dire che sotto il profilo dell'impegno, della voglia, della cattiveria, a questi ragazzi non gli posso dire assolutamente nulla. Campionato strano, bello per questo, perché ha perso anche il Termoli quando ha perso l'Ancona. Campionato equilibrato e non ci voleva, perché era la partita, ho detto ieri, che più temevo, e devo dire che i ragazzi sotto il profilo dell'impegno e della concentrazione non mi hanno deluso, hanno dato tutto. Daniele Amaulo, tecnico della Recanatese, 2-2 sulla panchina della Recanatese, oggi una grande vittoria qui a Macerata, una vittoria pesantissima credo soprattutto dal punto di vista psicologico. No, senz'altro, questa è una partita, una vittoria che vale triplo, perché non trovavamo una squadra in salute, con un organico importante, che oggi vedeva una domenica importante nel poter avvicinare l'Ancona, quindi sapevamo che era una partita difficilissima. Avevo chiesto ai ragazzi una partita perfetta, secondo me l'abbiamo fatta, soffrendo, con quel pizzico di fortuna che occorre in certe situazioni, però secondo me ai punti abbiamo meritato la vittoria, anche se la Maceratese nella prima parte della seconda frazione ci ha messo in difficoltà, è stata sfortunata e avrebbe meritato il pareggio. Poi siamo venuti fuori e abbiamo chiuso la gara con il 2-0 finale. È una prestazione, ecco, che mi soddisfa. I ragazzi hanno interpretato bene la gara, soltanto così potevamo venire fuori un risultato positivo, poteva essere un pareggio o una vittoria. È venuta la vittoria, bene, e ripeto, anche se la Maceratese avrebbe meritato qualcosina in più. Primo tempo di grande sagacia tattica, avete chiuso bene tutti gli spazi e provavate anche a ripartire. Nel secondo avete saputo anche stringere i denti quando la Maceratese ha messo sotto assedio la Recanatese. Sì, un'analisi perfetta, forse la partita si è decisa nella prima frazione. Lì abbiamo tenuto il campo benissimo, abbiamo concesso pochissimo. Mi ricordo soltanto una ripartenza della Maceratese al 45esimo del primo tempo, dove abbiamo rischiato il pareggio, altrimenti... Abbiamo fatto benissimo le due fasi, siamo ripartiti, abbiamo gestito bene la palla e lì sicuramente si è decisa la gara. Nella seconda frazione è chiaro, la Maceratese ha provato tutto per tutto, ha messo in tutti gli attaccanti, è stata sfortunata, in un paio di circostanze avrebbe meritato il pareggio, però noi abbiamo tenuto botta, abbiamo sofferto come era inevitabile e poi in due circostanze abbiamo sbagliato davanti al portiere la seconda marcatura, poi è venuto il rigore finale che ha chiuso la gara. Però ripeto, una vittoria che i punti ci può stare, ma la Maceratese ha fatto una buona gara, avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più. Cosa cambia ora per questa Recanatese proprio dal punto di vista psicologico? Lei è arrivato poche settimane fa. Non cambia niente, noi sappiamo che dobbiamo lavorare per trovare gli equilibri e la compattezza di squadra. Oggi l'abbiamo dimostrato, domenica avremo l'Ancona, dovremo avere questo atteggiamento. So che diciamo i paragoni, i confronti tecnici sono differenti. Noi dobbiamo mettere le nostre caratteristiche in funzione, ecco, della gara che ci si presenta e come si dico ai ragazzi, dove magari non si arriva in una maniera, arrivare accorciandosi le maniche, aiutandosi a vicenda e tenere bene il campo lottando su ogni pallone. Cronaca, giornata fredda con discreto pubblico, Maceratese con Ciocca in porta, Arcolai recuperato al centro della difesa, attacco sulle spalle di Borrelli, Ambrosini e Cavaliere. Recanatese in maglia bianca al completo, praticamente una prima assoluta dall'inizio del campionato. Spinaci in campo, Palmieri che si accomoda in panchina e Patrizia al ritorno in difesa.
Lunga fase di studio iniziale, molto attenta la recanatese di Amaolo con un ordinato 4-4-2. Favo tiene larghe le punte, Cavaliere d'Ambrosini per provare ad allargare la difesa. Al 15esimo, prima grande occasione del match per la maceratese, lancio per Ambrosini che scarica una conclusione deviata in corner ottimamente da Verdicchio. 22esimo, reclama la maceratese, stop di Cavaliere da manuale, palla per Ambrosini che viene stretto dai difensori ospiti. L'attaccante cade e reclama il rigore, ma l'arbitro Gosetto Rischio lascia giocare. Partita che non si accende, maceratese sotto ritmo, recanatese che non concede praticamente nulla. E al 38esimo, a sorpresa, arriva il vantaggio recanatese, girata dell'ex Galli in diagonale, palla chirurgica che supera Ciocca per il gol dell'1-0 ospite. La recanatese prova ad approfittare del momento di smarrimento psicologico della maceratese nel finale di tempo con una formazione biancorossa in evidente difficoltà. Però la maceratese riesce ugualmente al 46esimo a costruire l'occasione del pari con un contropiede di Ambrosini concluso con diagonale di poco al lato ed il tempo si chiude con la recanatese in vantaggio 1-0. Ripresa più aggressiva, la maceratese parte in maniera arrembante e prova subito ad alzare il ritmo. Al quinto, i locali ancora vicini al gol, angolo di Borrelli, testa di Ambrosini, il palo salva la recanatese. Decimo, ancora Ambrosini di testa da fuori area, prova a sorprendere Verdicchio, bravo però a recuperare la posizione. È Ambrosini il terminale d'attacco principe del team di Favo che per rinforzare l'attacco inserisce al 15esimo anche Gabrielloni per Donzelli. Ed è subito il neontrato al 17esimo a colpire ancora il palo di testa su ottimo assist di Borrelli. La maceratese meriterebbe il pari per il numero delle occasioni costruite, la recanatese appare in difficoltà con un calo atletico e la parte centrale del secondo tempo. Al 19esimo, sotto il diluvio, ancora collezione occasioni la maceratese, di nuovo Gabrielloni da ottima posizione, non inquadra lo specchio della porta. Diventa un assedio quello della maceratese su un campo allentatissimo, 26esimo, super Verdicchio su Borrelli, il porterino leopardiano si salva in corner. 29esimo, terzo legno per la maceratese, ancora Gabrielloni a concludere, per lui solo il palo esterno. Nel finale si complica la situazione per la formazione di Favo che rimane al 35esimo in 10 per l'espulsione di Arcolai. La recanatese a questo punto ha ampi spazi per il contropiede per chiudere la partita, al 39esimo Latini, appena entrato in campo, fallisce così la palla del 2-0. 46esimo Cianni servito da Noman al secondo match point della gara, ma Ciocca è bravo a tenere viva la partita. Al 47esimo arriva però il rigore per la recanatese per questo intervento in area su Palmieri, dal dischetto trasforma Noman per il 2-0 definitivo dei leopardiani, una vittoria che interrompe la serie positiva di Favo sulla panchina della maceratese e regala alla recanatese e suoi tifosi un derby da incorniciare. Nel dopogara ancora le impressioni dei protagonisti. Pere Bacchi, direttore sportivo della maceratese, si interrompe la striscia vincente di Favo, una sconfitta amara sicuramente. Una partita, primo tempo forse meglio la recanatese dal punto di vista tattico, nel secondo la maceratese avrebbe ampiamente meritato il pari. Sì, hai fatto un'analisi precisa e giusta e purtroppo si interrompe questa lunga linea positiva, insomma questo trend positivo alla maceratese. È una sconfitta che sicuramente fa male, ci deve far riflettere. Per quanto riguarda la partita, sì, sicuramente al primo tempo insomma, è stata una partita abbastanza equilibrata, rotta da questo gol, insomma una bella girata di Galli. E niente, al secondo tempo secondo me siamo usciti fuori alla grande, però non abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di fare gol. Insomma, abbiamo fatto tre pali, mi sembra abbiamo preso, quindi non parliamo di sfortuna, purtroppo i pali fanno parte della porta. Però ecco, sicuramente è una partita che ci fa tornare un po' con i piedi per terra, era un momento importante visto insomma i risultati che ci sono, però io sono sempre contento dei ragazzi perché hanno espresso, sono sempre concentrati, hanno espresso il massimo. Poi se sbagliano una partita, se sbagliano una partita, se perdiamo una partita non dobbiamo fare dei drammi, dispiace a tutti perché i ragazzi li ho visti, però sono andato là a rincuorarli e si va avanti e si ricomincia da capo come qualsiasi altra partita anche fino adesso abbiamo fatto. Cianni, uno dei protagonisti di questa vittoria della Recanatese su cui Macerato, una partita da due volti, nel primo tempo meglio la Recanatese, molto attenti tecnicamente e tatticamente, nel secondo avete sofferto la Maceratese, però insomma soffrire la Macerata ci sta. Ma è stata una partita durissima, anche a sprazzi bella, interpretata bene da tutte e due le squadre, e come detto te abbiamo fatto un gran primo tempo, poi il secondo tempo la Maceratese doveva venire fuori. A un certo punto mi sono girato, c'erano 6 punti in campo, quindi qualcosa in più doveva fare. Abbiamo interpretato la partita benissimo,
Complimenti alla Maceratese, ma oggi fortunatamente siamo stati più bravi. Nel secondo tempo avete subito la Maceratese, però nel primo invece avete concesso pochissimo. No, abbiamo concesso poco perché l'avevamo preparata benissimo in settimana, sapevamo esattamente quello che facevano loro. Il mister ci aveva detto esattamente i movimenti che facevano gli attaccanti tutti quanti e quindi sapevamo tutto, quindi siamo stati bravi a interpretarla e poi alla fine abbiamo avuto pure un po' di fortuna. Anche se poi qualche ripartenza potevamo fare male ancora di più alla Maceratese. Due settimane è cambiato tanto, è arrivato il nuovo allenatore, due vittorie e dal punto di vista psicologico questa è una vittoria che vale molto di più dei tre punti. Sì, diciamo che domenica scorsa era stata una vittoria contro il Boiano un po' così, oggi però abbiamo dato un grande segnale, vuol dire che siamo vivi, stiamo facendo bene, dobbiamo continuare perché ancora non abbiamo fatto niente.